splendida nuova illuminazione della Cappella Portinari, che è stata realizzata dalla stessa azienda che ha reso più fruibile nella sua bellezza il Duomo, qui dà valore ancora maggiore a quello che è un percorso di fede, di cultura, di storia. Cosa sottolineare di più? Io sottolineerei quello che forse per chi entra qua è un'impressione chiara, anche se non immediatamente esplicitabile, ed è sentirsi attratti verso l'alto, che avviene attraverso questa meravigliosa danza degli angeli che sono raffigurati nel tamburo e attraverso queste piume colorate che sono un po' della stessa forma delle ali degli angeli, come a dire che tutto ti porta verso l'alto. Ma la stessa cosa è presente nell'arca di San Pietro Martire, dove le 8 cariatidi che adornano le colonnine che sorreggono l'arca sono le 8 virtù, per sé sono 4 virtù cardinali più 3 virtù teologali più l'obbedienza, qua siamo nel campo dei domenicani, che portano attraverso la testimonianza della vita del santo e attraverso l'intercessione di Maria verso il Cristo che è alla vetta dell'arca, ma che rimanda immediatamente all'alto, alla lanterna della cupola. Quindi è tutto uno slancio verso l'alto, riletto poi nella fede. Ci sono anche i padri della Chiesa? Ci sono i padri della Chiesa, ci sono tante sottolineature della testimonianza della vita ordinaria raffigurate nei fatti della vita di San Pietro Martire. C'è l'ultimo passaggio che è raffigurato da quelle 3 navi nel mare che si intravede e che porta verso l'assunzione, verso il cielo. È un cammino spirituale che può essere anche analizzato nel dettaglio in molti particolari, ma che si coglie anche semplicemente entrando. Gioiello dentro il gioiello di Sant'Eustorgio. Gioiello, dentro una basilica che custodisce alla memoria dei magi, questi grandi cercatori di Dio, e che custodisce la testimonianza dei primi cristiani e che sostiene ancora oggi la testimonianza di una comunità che cerca di camminare su queste strade. La giovinezza, la maturità, la vecchiaia, è come dire che raccoglie tutta l'esperienza della persona, e qui c'è l'obbedienza che custodisce il libro e tiene forte la direzione e guarda non a caso verso il basso, mentre le altre guardano verso l'alto. E come mai verso il basso? Perché è la legge da incarnare nella vita quotidiana. E poi la speranza che tiene lo sguardo fisso su Gesù. E sopra, non a caso, Tommaso ed Eustorgio. Sì, c'è la fede che tiene in mano il crocifisso e l'annuncio del Vangelo e il calice, i sacramenti, la carità che custodisce, che genera, che fa crescere i figli. Credo che merita di fare un percorso, una visita e di lasciarsi un po' toccare. Uno, quando viene qua, bisogna interrogarsi sul senso della vita, verso dove stiamo andando. Credo che qui siamo aiutati a dare una risposta.